Carissimi tutti, cari amici, cari fratelli, buongiorno. Il versetto di riflessione di questa mattina lo troviamo in Matteo, capitolo 25, versetto 31. Quando il figliol dell'uomo verrà nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. Molto spesso questo versetto lo leggiamo velocemente perché ci lasciamo prendere. Ci soffermiamo maggiormente sul resto del brano in cui si parla del giudizio di Dio al ritorno di Gesù, quindi della separazione dei giusti dagli ingiusti, delle pecore dalle capre. Però oggi vorrei soffermarmi sul versetto 31 che ci rivela verità importanti. Innanzitutto la certezza della venuta di Gesù. Ci dice che il figliol dell'uomo verrà. Questo tempo verrà è un tempo futuro, ma è un futuro certo, non ci sono dubbi. È una verità che deve essere alla base della nostra vita. Il figliol dell'uomo verrà, deve occupare i nostri pensieri, deve stabilire i nostri progetti, i progetti di vita. Gesù tornerà. Matteo non ci dice quando questo avverrà, ma non ci suggerisce il tempo. Usa l'avverbio quando. E quel quando allude a un momento indefinito, non dà indicazioni, non dice che è un tempo vicino né che è un tempo lontano, però ci invita ad essere sempre pronti perché la dimensione del tempo non c'è. Il versetto ci spiega anche come verrà Gesù. Allontaniamo dalla nostra mente quel Gesù che siamo abituati a vedere, il Gesù sofferente, uomo di dolore, familiare con il patire, sotto il peso della croce, con la corona di spine, oppure lo vediamo tradito, rinnegato, frainteso, in contrasto con gli scribi, farisei, in lotta con i demoni. Questo Gesù verrà nella sua gloria. Che bello qui vedere Gesù che sta bene, che è contento, che finalmente viene a raccogliere il frutto del suo sacrificio. Gesù viene come vincitore della grande battaglia e viene come re, ha in testa la corona d'oro. La gloria di Dio è tutta presente in Gesù. In quanto figlio di Dio, egli è lo splendore della sua gloria, l'immagine della sua sostanza. La gloria di Dio è sul suo volto, egli è il Signore della gloria. Sarà accompagnato da miriadi di angeli che brilleranno della sua gloria, brilleranno del suo splendore e che gli tributeranno lode e onore. E questo è il momento in cui il Signore si siederà sul trono della gloria e comincerà a regnare davanti a tutte le genti. È meravigliosa questa scena, riscalda i nostri cuori afflitti e ci incoraggia a confidare pienamente nelle sue promesse, con la certezza che presto anche noi parteciperemo a questo straordinario incontro con Gesù. Possa il Signore stabilire fin da ora il suo regno nel nostro cuore. Dobbiamo permetterglielo. Amen.